La sfida fra San Leonardo e Hereda poteva rivelarsi decisiva ai fini dell'assegnazione del salto di categoria in promozione. Un Hereda che proprio domenica scorsa aveva riagguantato la vetta del torneo approfittando di un pareggio della Sabarna, ma che oggi doveva vincere a tutti i costi in casa della San Leonardo. Qui la punizione di Rinaldini al terzo, la battuta alta da parte di Conti. Hereda vicino al vantaggio, ma dalla parte opposta, siamo ancora dalla parte del Hereda con il cross di Bandini e il colpo di testa out di poco da parte di Canè. Dunque sempre 0-0 tra San Leonardo e Hereda. I padroni di casa si fanno vedere molto pericolosamente con questo colpo di testa sotto misura da parte di Ioada, che alla fine, come vediamo, fa scaturire il gol da parte di Lombardi. 1-0 per il San Leonardo, un colpo di testa su cui sono emerse le difficoltà dell'estremo difensore del Hereda, e il San Leonardo dunque in questo momento la sta veramente combinando grossa. Il Hereda deve rincorrere, ci prova ancora Canè con questa conclusione parata con le ginocchia da parte di Agostini al 43esimo, poi al 45esimo Rinaldini trova in qualche maniera Ghiordumi per il pareggio del Hereda proprio pochi secondi prima del duplice fischio del direttore di gara, e si sa quanto possa essere importante evitare di andare al riposo sotto di un gol. Da qui proprio l'ex San Maurese non poteva sbagliare, trova il punto del pareggio. Per quanto riguarda il Hereda, si va al riposo sul punteggio di 1-1. Un punteggio destinato però a durare veramente poco, e lo vedremo all'inizio della ripresa. Sbaglia l'impostazione, il San Leonardo può così ripartire. Il Hereda fa un tocco magistrale per liberarsi Rinaldini, poi una finta, poi il tiro sul secondo palo. Un autentico gioiello quello realizzato da Rinaldini, il suo 15esimo centro stagionale, e ciò che più conta, il punto del vantaggio del Hereda in casa del San Leonardo. Dunque riagguantato il Savarna, che stava vincendo in questo momento in casa del Bagnacavallo. Le due squadre si ritrovano dunque in vetta al torneo, ma il Hereda non vuole rischiare, vuole chiuderla. Come vediamo, il lancio da parte di Rinaldini, poi va a terra il giocatore Canè, che ha qualcosa da dire anche al direttore di gara. Viene espulso per simulazione il numero 10, era andato a terra in un contrasto con l'estremo difensore. Poi siamo nel quarto minuto di recupero, Rinaldini va vicino a un gol che avrebbe migliorato addirittura anche lo standard mantenuto nella rete, decisiva per il match. Decisiva perché? Perché il Hereda passa in casa della San Leonardo per 2-1.